Ciao a tutti ragazzi, bentornati come sempre qui sul canale di The Reviewer, il vostro ragno recensore. Sigla! Parleremo oggi di una graphic novel memorabile, Caravaggio, la tavolozza e la spada di Milo Manara. Il primo dei due volumi dedicati all'artista milanese. Il secondo volume, infatti, come prima uscita targata 14 febbraio del 2019, è La Grazia. Ma ciò di cui ci occupiamo oggi è la recensione del primo volume, quindi La tavolozza e la spada. Questo volume, edito da Panini Comics, fa parte della collana Manara Collection. Ed è in commercio dal 6 maggio del 2015. È un rilegato da 64 pagine a colori. Il re dell'Eros italiano, quindi Milo Manara, si cimenta in un'impresa ardua, quella di raccontare la vita di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, dal suo arrivo a Roma nel 1592 fino alla sua rocambolesca fuga nel 1606. Nel farlo, l'autore si immerge immediatamente nei trascorsi romani dell'artista, passando agilmente attraverso i momenti salienti della sua permanenza nella città, dalla gavetta presso la bottega del Cavalier d'Arpino all'ingaggio da parte del Cardinale del Monte, senza trascurare la rivalità con Ranuccio Tommasoni. Particolare attenzione poi è data anche al rapporto di Caravaggio con le prostitute, sue modelle e muse ispiratrici che danno a Manara il pretesto per raffigurare ciò che gli riesce meglio. Corpi femminili connotati dalla forte sensualità. I disegni dell'autore sono mozzafiato, ovviamente, e riescono a ricreare una credibilità e rispetto per gli originali capolavori del pittore, concentrandosi sui giochi di luce che hanno reso celebre il genio milanese, come possiamo vedere dalle immagini che scorrono in sovraimpressione. Una considerazione importante va fatta anche sul linguaggio dei personaggi, un linguaggio improntato come disegni al forte realismo. Differente quindi da altre opere ambientate nello stesso periodo, Manara cerca la semplicità. Non è raro infatti vedere i protagonisti abbandonarsi ad espressioni gergali. In un'opera dove nulla è lasciato al caso, anche il sottotitolo che campeggia in copertina, La tavolozza e la spada, assolve degnamente il suo ruolo, sintetizzando i due lati del protagonista, geniale artista, ma anche figura rissosa e suscettibile. Il maestro Manara dunque omaggia l'inarrivabile Caravaggio con un'opera appassionata e meticolosa. Per concludere, quindi, il volume narra le vicende dei primi anni di Caravaggio durante la sua permanenza romana, come già detto, divisa tra bellezza dell'arte e la crudeltà della vita quotidiana. L'opera è ineccepibile dal punto di vista scientifico, specificando che Milo Manara inventa un personaggio e una serie di eventi che risultano però essere plausibili e che riflettono il Caravaggio storico. Notevole quindi dal punto di vista grafico, come ci dice Claudio Strinati nell'introduzione iniziale del volume, esso contiene una notevole rappresentazione della Roma scientifica e riproduzioni ridisegnate a mano di capolavori del pittore come il Martirio di San Matteo, Giuditta e Oloferne e la morte della Vergine. Il lato maledetto del pittore viene sottolineato nell'opera, sebbene alcuni studiosi come Maurizio Calvesi ne abbiano nel tempo ridimensionato questo aspetto, ma la trama rimane comunque basata su episodi reali, collegati dall'immaginazione di Manara in maniera plausibile. Dopo aver ascoltato quindi questa recensione, non vi rimane che acquistare il volume che rappresenta il talento, la passione e gli eccessi di uno dei geni artistici del Seicento, dalla matita del grande maestro del fumetto italiano Milo Manara, una biografia quindi a fumetti che lascerà il segno. Bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questa video recensione, spero vi sia stata utile, che vi sia piaciuta. Mettete quindi un like sul video, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, sigla!